Benvenuti a Tante Avventure, il secondo episodio. In questa puntata parleremo di un nuovo grande dibattito, dolce o salato. Allora, io ve lo dico prima, sono già per il salato, a voi la parola. Con questo? Eh sì. Ah vabbè, devo schiacciare qualcosa. No, già vai. Ok, io sono per il dolce, dolce. Dolce, dolce, ma non disdegno il salato. Non niente. Salato, ma non disdegno il dolce. Siamo decisissimi qua. Stiamo bene. Ok, ragazzi, siamo allora molto sbilanciati. Iniziamo. Per me, perché il salato? Ragazzi, il salato, vi faccio un esempio. Io sono amante sia del sushi, della pizza, e delle lasagne, e della parmigiana. Tutto ciò che è salato. Volete mettere la pizza in confronto a uno stupido cretino inutile babà mignolo con la pizza? Sta dicendo cosa? Con le lasagne, che belle sono salate, via. Stasera me la mangio la pizza e mica la butto nel limone. È buonissima. Però ragazzi, la sette velli, la cheesecake, quei dolci americani, i cupcake. No vabbè, cioè io vi giuro sostituirei un pasto intero, pranzo, cena, che sia con una bella fettozza di dolce. Quindi. Dopo questa, ragazzi, disiscrivete. Voi? Prima lei. Vai. Allora, vogliamo parlare delle rame di Napoli nel periodo di ottembre, con la Nutella, che crema di pistacchio. Ma non siamo ottembre, le rame di Napoli. Hashtag ottembre. La colpa non è mia. Ottobre. Ottobre e novembre. Quindi ottobre. Giusto, oppure settembre, ottobre e settembre. Il povero pedaloso. Non ho fatto nulla per fermarlo. Novembre, dicembre, dicembre. Io non c'entro niente. Ora bando le ciance. Bando le ciance. Allora, bando le ciance, le rame di Napoli. Un bello gelato, una bella granita, un bello ghiacciolo, una bella fettitotta di ciliegia, cioccolato e caffè. Bella la pasticceria dei laboratori, una bella nanna di Nutella che riscopre, vabbè, non dobbiamo parare. Ok, vai, vai. Allora, premesso che io mi calassi magari tavoli, e quando io sento parlare di sette veli, di cose, ma adesso ma che non è che io lo scherzo. Ma io, tu sei per il salato, però, non devi incitare. Però il salato, secondo me, ha un fascino, cui nessuno può togliere. Avete mettere un chilo di formaggio, una bella pizza, uno sa che mangia. Bravo, con il formaggio filante che fai. La pasta, il ma quella ghiumma con le melanzane fritte. La pasta bianca con le melanzane fritte e il parmigiano sono tale quale. Ha un suono di tromba. Troppe trombe, va bene. Ha detto questo. Non si batte. Che punto date da 1 a 10 al salato? Io do 10. A voi la linea. Al dolce? Sì, certo. 9. È dura questa. Anch'io il 9. Io do 10 perché così. E beh, e allora è fatto. Abbiamo vinto. Dai, anche qui. Anche in questa seconda puntata abbiamo vinto noi, io e il grande Supermario. C'è anche il voto alle. Ovvio, il voto opposto. Secondo me potrebbe finire parità. Va bene, ok, allora io al dolce. A me piacciono, però dopo un po' mi disgustano perché sono troppo pesantoni. Quindi so che non è solo quel dolce, poi viene sempre sete. Quindi non lo so, al dolce gli darei da 1 a 10, 6 e mezzo. Ti viene sete col dolce? Sì. Col salato che fai? No, vabbè, con la pizza sì anche, vero? Non piace di più, non lo so. Quindi 6 okay, e mezzo. Va bene. Io al salato do un 7 e mezzo. Quindi 6 e 7? Ok. 9 e mezzo. Al salato? Sì. Ah, TVB. Alla fine per te non ci di più sul la dolce, vedi, eh? Io do 9. Allora, io il dolce soprattutto la mattina ci sta. Soprattutto la mattina con il taccanutella sta. Io al dolce do un 7 e mezzo perché si impegna. Che togliamo i vari mezzi, così ci confondiamo, quindi io 7. 6 dolce abbiamo detto. 7 e mezzo. Allora, 6 e 7 sono 7, 8, 10, 11. Sono 13 punti per noi che diamo, eh? E voi il salato?
Ah, io al salato, scusa, io al salato ho dato 7,5. Ah, okay, al dolce 9. Ok, ok. 7 e tu al salato? Al salato 9,5, 9. 9. Per te comunque il dolce e salato sono alla pari, eh? Esatto. Niente, ragazzi, vince il dolce per sé. Siamo noi. Non è giusto questa cosa. Vabbè, giusto, la prima puntata, scorsa puntata abbiamo vinto io e il Super Mario. Questo modo adesso ci danno una bella 7 lei. Certo, mi pare giusto. Poi ci ho preso una pizza. Vabbè, ragazzi, come vedete sotto, se vi piace di più il dolce o il salato, e nello specifico cosa di dolce e di salato, continuate a continuare, è bello, continuate a vedere questi video, questa nuova rubrica che già mi piace un casino, e spero anche a loro, e spero ovviamente anche a voi. Quindi andate a controllare sempre i vari social che metterò di loro, qui compariranno da qualche parte, anche il mio. Continuate a seguire su Instagram, perché metto tanto Instagram stories. E nulla, ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio di Tante Avventure. Oh yeah! Alla palla guagliero! Ok, e un'altra cosa, prima di concludere il video, è se vi piace questo nuovo gruppetto qui, potremmo farci anche delle magliette che verranno poi solta sponsorizzate qui sul canale, e potrei anche in teoria venderle. Quindi chi che lo vuole, poi mi contattate in privato. Però se vi piace un po' questa idea, sicuramente penso che comunque più là le faremo. Comunque sia, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.